Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con noi che abbiamo salvato Zeke, noi che abbiamo salvato Trish da un'imminente caduta su un cavolo di autobus. Detto questo, la nostra prossima missione, una volta che sarò arrivato in cima al palazzo, è le strade terrorizzate. Chissà quando si farà rivedere Sasha, non credo ci vorrà molto. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, qualche settimana fa, un ragazzo sotto il mio video in cui parlavo della ipotetica chiusura al tempo del PS Store della PS3, mi ha chiesto se fosse ancora possibile accederci per comprarsi Infamous. Io gli ho detto, guarda, neanche a farlo apposta, sì, è ancora accessibile e sì, puoi ancora acquistare sullo store, dato che ho acquistato il DLC per il primo e il DLC per il secondo gioco, quindi puoi andare tranquillo. Proprio quando il caso non è così casuale, direbbe qualcuno. Ma guarda, già che ci siamo. Ecco fatto, vieni qui tu. Perfetto. Sì, lo so, adesso mi devo rifare tutta la risalita, ma almeno mi sono tolto sta soddisfazione e la telecamera si è rigirata su se stessa. Io tra l'altro, più continuo a giocare a questo gioco, più mi ricordo i giochi della PS3 di quel tempo, di quando avevo appena iniziato a giocare a questo titolo. E stavo, o meglio, non il primo, il secondo, e stavo iniziando a esplorare un po' tutti i giochi possibili della PS3 che c'erano lì al tempo usati. E mi ricordo Little Big Planet 2, mi ricordo appunto Infamous, mi ricordo Prototype, mamma mia. È quel tipo di ricordo che, cavolo, per me non è neanche passato così tanto tempo, ma sembra passata un'eternità. Cioè, se ci penso, alla fine, sì, la PS3 ormai è due generazioni indietro, ma io me la ricordo ancora quando me la sono portata a casa per la prima volta. Madonna mia, Dante's Inferno, poi, che bello che era. A parer mio, Dante's Inferno è ancora uno dei miei giochi preferiti PS3, assolutamente. Fatto bene, con una bella storia. Nulla togliere a Infamous, ovviamente, ma Dante's Inferno mi è rimasto molto dentro. Comunque ci mancano 3000 punti e otteniamo le ricariche della vita. Prossima missione, vai. Dannazione, quei maniaci. Cosa aveva la signora con quel braccio? Ce l'aveva strecciatissimo. Dobbiamo prendere il controllo della situazione prima che lo sappiano i militari. Se pensano che gli spazzini useranno le armi per superare la quarantena, entreranno in azione. Il loro unico scopo nella vita è far esplodere le cose. Sai che cosa fare, Cole? In realtà no, visto che non me l'hai specificato. Però immagino che l'obiettivo sia tira giù tutti i nemici. Guarda, la corazza è troppo spessa. Devo provare qualcos'altro. Forse devo avvicinarmi. Sì, forse l'idea migliore sarebbe salirci sopra, vero? Sì, esatto. Possiamo mandarli in cortocircuito, perfetto. Ok, e uno è andato. Dobbiamo fare in fretta, devo andare a una festa. Ecco qua. Ma più che altro, aspetta, allora, questo è qui, questo è qua, questo è qua in fondo, ok. Questo è il più vicino per il momento. Devo... oh cavolo, va dall'altra parte. Ehi, Cole, volevo farti sapere che sono alla prigione ad aiutare i poliziotti. Bravo. Non li odiavi i poliziotti. Come hai detto tu, le cose sono cambiate. Ogni uomo di legge che ha scelto di rimanere in questo inferno merita rispetto. È vero. Ci vediamo dopo. Bravo Zeke, questo sì che è un comportamento adulto.
Ecco fatto. Andato il sovraccarico Cole, anche questo. L'ospedale. Sì, 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 Trish, un attimo. Il prossimo è da questa parte. I sacchi di immondizia sparano all'impazzata. Questo posto è ormai un campo di battaglia. Non ho via, abbastanza via. Medicinali, Cole. Fermali prima che tutto degeneri. Ci penso io. Perfetto. Porca miseria. Devo muovermi il più in fretta possibile da qua, perché tanto non mi interessa dover combattere, ma dobbiamo fermare sti maledetti carri armati. Allora, il prossimo si sta spostando a tutt'altra parte, minchia. E io non ho modi di muovermi più velocemente se non coi tetti. O almeno possiamo usare la metropolitana in realtà, aspetta. Possiamo usare la metropolitana, è l'unico modo veloce che ho per raggiungerli. Non li raggiungerò neanche mai se vado sui tetti. Allora, se vado di qua raggiungo questo, perfetto, vai. Sperando sempre che nel mentre che io mi avvicino loro non se ne vadano. Oh, zona senza elettricità, no. Per fortuna è piccola, per fortuna è piccola. Possiamo uscirne velocemente da qua. Certo che però, scusami, la metropolitana dovrebbe comunque funzionare. Noi siamo sopra dei cavi elettrici, sopra delle barre metalliche, dovrebbe comunque funzionare. Però, va bene, dettagli. Ok, ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Treno. Bibi. Effettivamente è colpa mia che ero contromano, però... Ok, ci siamo. Li abbiamo finalmente raggiunti. Il primo dovrebbe trovarsi proprio qua sotto, vero? È andato dall'altra parte, perfetto. Allora lo raggiungiamo appena superiamo questa zona qui. Eccolo lì, trovato. Dobbiamo salire in alto e cadergli in testa. Sta allontanando e non va bene. Eccolo là. Dovrei riuscire a farcela, a raggiungerlo. Via tu. Via dalle scatole. Cacchio. Tra l'altro c'è anche un gigante e non voglio mettermi a combatterlo ora. Ah, ma mi sa che era il mio altro obiettivo. Gigante e furgoncino, eh? Ottimo. Allora, aspetta. Prima occupiamoci di questo. No, sai che forse il gigante non mi considera neanche. Perfetto, allora siamo a posto. Se possiamo evitarlo, lo evitiamo tranquillamente. E allora raggiungiamo l'ultimo furgoncino che si trova qui. Perfetto, no, col cavolo. Devo trovare un appiglio per salire. Devo riuscire a salirgli sopra. Ecco fatto. E con questo, strade terrorizzate non più. La squadra di recupero è pronta, ma i militari vanno a rilento. Dirigiti verso la prigione e tieni al sicuro Alden fino al loro arrivo. Non sì. Cambierà molto prima che gli spazzini facciano irruzione per liberarli. Esatto, come no. Come dire che non scapperà. Non è stata una missione difficile, ma più che altro è stato molto fastidioso il fatto di dovermi continuamente spostare da un punto all'altro, perché erano molto distanti tutti quanti. Uno era qua, uno era qua, uno era qua, uno era qua. Continuavano a muoversi.
Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come solitamente seguito. Se volete dirmi qualcosa, un poliziotto, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.